Il coronamento di un sogno. Marco Battaggio, infatti, dopodomani partirà da Trieste, attraverserà appunto l'Adriatico fino a Venezia. Il coronamento di un sogno perché? Perché sono 20 anni che lo curo questo sogno, a dire la verità. Un anno di preparazione intensa per essere puntuali all'appuntamento e speriamo che appunto vada bene. Ecco, fare 125 circa chilometri a nuoto non è certo un'impresa facile, come ci si prepara? Ci si prepara con un anno di allenamento intenso, con 6 ore di allenamento al giorno e dormendo pochissimo, perché chiaramente devi far coincidere gli appuntamenti anche per quanto riguarda il lavoro, e abbastanza sacrificio. E come ci si preparava? Ne parliamo con Paolo Donaggio, che 20 anni fa ha fatto questa traversata che ha ispirato Marco. Ci si preparava, era tutto inventato al momento, non c'era la tecnica che c'è adesso, così si inventava tutto, è andata bene. Per quanto riguarda queste lunghe ore di traversata, c'è uno staff che appunto è anche qua al tuo fianco adesso, e come ti nutrirai, come tenterai appunto di stare sveglio e pronto? Beh, per stare sveglio sono previste 36 ore e penso che non sia un problema restare svegli. L'allenamento è anche dormire pochissimo, tra le altre cose. Per quanto riguarda l'alimentazione, me la cura il mio dottore insieme a Walter, che è il mio preparatore atletico della palestra, che appunto se ne intende molto più di me per quanto riguarda gli alimenti. Comunque prevalentemente tutti alimenti in polvere, quindi liquidi, perché appunto per una sola questione pratica, ecco. E poi non solo, ma anche perché non dobbiamo far subentrare il fattore meccanico della digestione. Un'ultima curiosità: costa molto questo sogno? È parecchio. Sia in sacrifici che anche in denaro? Sì, in denaro, ma soprattutto anche in sacrificio.